Niente, resta il rammarico che non abbiamo concretizzato le occasioni che abbiamo avuto da concretizzare. Abbiamo concesso pochissimo, se non niente. Abbiamo concesso un tiro di un difensore centrale che penso abbia fatto un bel gol, un bel gesto, quindi complimenti. E poi abbiamo avuto 4 palle gol, siamo venuti a Teramo con 5 giovani sul campo e tante assenze e abbiamo fatto, a mio avviso, una grande partita. Tutti i ragazzi che hanno giocato hanno fatto bene, io faccio complimenti ai ragazzi e gli dico bravi. Dispiace perché le occasioni che ci capitano si potevano sfruttare meglio. Complimenti un po' di meno a Visconti per quell'occasione nel secondo tempo. No, vabbè, però Visco ha fatto una bella partita. Una bella partita, anche Ubaldi ha avuto una grande palla per far gol, una Mauro Semprini. Poi è stato bravo, era da ultimo il difensore, ha deciso di farsi buttare fuori perché Mauro era, Semprini era solo davanti il portiere, anche Semprini ha fatto una bella partita. Però a noi ci capita spesso di racimolare meno di quello che meritiamo, penso che sia indiscusso il fatto che meritavamo di più. Stupito dal 3-4-3, poi 3-5-2 del Teramo, alcuni cambiamenti? Sì, ci ha messo a disagio, infatti i primi 10 minuti abbiamo fatto fatica a trovare le distanze, a trovare le uscite, perché non ci aspettavamo il Teramo 3-4-3, se sei tutti bravi a mascherarla, evidentemente tutti lavorate per il solito obiettivo e dopo i primi 10 minuti però penso che sia stata una bella lucchese, una bella reazione e dispiace per i ragazzi perché non si meritano questa sconfitta e nessuno di noi ci meritiamo questa sconfitta. L'essere del Teramo cosa l'ha messa più in difficoltà, tanto per tornare sull'avversario? Ma io penso del Teramo che